Presidente, grazie onorevoli membri di governo e onorevoli colleghi presenti in quest'Aula. Sono particolarmente onorato di poter intervenire per la prima volta in questa Assemblea e lo sono ancor di più per la rilevanza del decreto in esame. Come a tutti noto, l'Italia sta vivendo in questo periodo ed ormai da anni una situazione particolarmente critica con riguardo ai fenomeni migratori che stanno interessando l'intero Paese. Risulta pertanto necessario intervenire con dei provvedimenti e con degli accordi che mirano a facilitare il ripristino del controllo di tali flussi, proseguendo nella direzione che in più occasioni l'attuale governo, dal suo insediamento, ha delineato e mostrato di voler seguire. Il decreto legge che oggi discutiamo persegue il duplice obiettivo di voler, da una parte, limitare l'ormai insostenibile traffico di esseri umani nel Mediterraneo, insostenibile in termini economici, ma ancor più in termini di costi umanitari. Basti pensare a tal proposito alle migliaia di persone che, con la speranza di trovare migliori condizioni di vita lasciando il proprio paese d'origine, non riescono spesso a raggiungere le coste di alcun paese europeo, perdendo nel peggiore dei casi la propria vita. La cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia Costiera del Ministero della Difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'Interno libici, che il decreto legge in esame prevede, ha l'obiettivo di voler finalmente intervenire a favore di una spiccata e ormai più che necessaria corretta gestione dei flussi migratori, con particolare interesse a quelli provenienti dalla Libia, attribuendo massima rilevanza all'esigenza di contrastare i traffici di esseri umani e alla salvaguardia della vita umana in mare. Va, a mio avviso, interpretata allo stesso modo la fornitura delle risorse necessarie alla manutenzione di tali mezzi e lo svolgimento di specifiche attività addestrative e di formazione per il personale libico. Tali provvedimenti non sono nuovi e rientrano pienamente nel sentiero tracciato da numerosi e rilevanti accordi intercorsi tra i due Paesi negli ultimi 10 anni. Come ricordato da più colleghi in sede di Commissione, tale decreto prosegue infatti quanto già intrapreso a partire dal 2009, anno a partire dal quale, con una serie di accordi bilaterali tra Italia e Libia, si è deciso, agendo con fine di cooperazione, di intervenire per contrastare l'immigrazione incontrollata e del traffico di esseri umani e per garantire, in termini di sicurezza, la navigazione del Mediterraneo centrale, il tratto di mare più battuto e interessato dai flussi migratori. Con il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Grande Giamaria Libica Popolare Socialista, firmato a Bengasi il 30 agosto 2008, si sono infatti mossi i primi passi in questo senso, manifestando la volontà di porre rimedio, tra le altre cose, proprio all'immigrazione clandestina. La collaborazione tra i due Paesi in tal direzione ha visto infatti la promozione di pattugliamenti congiunti delle coste libiche tramite la cessione di motovedette italiane alla Libia già a partire dal 2007, le cui proroghe hanno visto similmente nel 2010 la cessione di 4 unità navali del governo italiano al governo libico. Superata la guerra civile libica,
dopo tra l'altro le appena citate unità navali sono rimaste danneggiate, nell'epoca successiva alla morte di Gheddafi si è proseguito sulla linea della cooperazione e sul rafforzamento del rapporto di amicizia tra Italia e Libia nel 2012 con la dichiarazione di Tripoli, in cui il governo italiano, nella persona del presidente Monti, ha nuovamente sancito la volontà di poter supportare con azioni congiunte e con il proprio sostegno politico il processo di pacificazione interno al Paese. Proseguendo, è con il memorandum d'intesa sulla cooperazione del campo dello sviluppo, del contrasto dell'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato di Libia e la Repubblica Italiana, firmata dal Presidente del Consiglio Presidenziale Fayez al-Sarraj e dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a Roma il 2 febbraio 2017, che si è voluto proseguire su questa linea sancendo il comune impegno alla stabilizzazione del Paese e al governo dei flussi di migranti clandestini e di contrasto di traffici illeciti. Questo breve excursus storico, che mi ha visto citare brevemente i punti salienti del rapporto di cooperazione e partenariato che contraddistingue a partire dal 2009 le relazioni tra Italia e Libia, si rende necessario per evidenziare che la conversione del decreto leggi oggi all'esame dell'Aula ha lo scopo di proseguire nella stessa direzione che i governi che ci hanno preceduto, seppur in situazione diversa e con minor vigore, hanno tracciato. Le finalità di tale decreto sussistono infatti nel voler fornire ulteriori strumenti per contenere gli ormai incontrollabili flussi migratori, anche in un'ottica di tutela delle frontiere esterne e di prevenzione di potenziali rischi di entrata nel nostro Paese di persone vicini o facenti direttamente parte di organizzazioni terroristiche che potrebbero minare la sicurezza del nostro Paese. Se si vuole perseguitare tale obiettivo, che vede la cooperazione come un elemento cardine ed imprescindibile per la risoluzione e la gestione dei flussi migratori, non più gestibile per l'Italia, un tale decreto risulta di fatto non solo necessario, ma d'obbligo. L'attuale flotta a disposizione della Guardia Costiera libica non risulta in alcun modo sufficiente a garantire un controllo adeguato delle frontiere, né in un adeguato soccorso nei frequenti casi di necessità tristemente registrati sempre più frequentemente e che in questo governo vuole assolutamente impedire. Le quattro motovedette cedute dall'Italia e precisamente dal governo Berlusconi e quindi da quello Gentiloni sono state dismesse. Le 10 imbarcazioni classe 500 che verranno con tale accordo cedute alla Libia della lunghezza di 10 metri e in vetro resina, così come le 2 unità navali classe Corrubia di 27 metri e capaci di raggiungere i 43 nodi e dell'autonomia a velocità di crociera di 21 nodi di 800 miglia. Rappresentano sicuramente dei mezzi necessari per agire con efficienza ed efficacia nei raggiungimenti degli obiettivi previsti. Tale provvedimento risulta poi ancora più giusto e degno di apprezzamento se si considera che l'Italia andrà così a coadiuvare con un importante contributo il controllo di un confine marittimo che non è solamente italiano ma europeo. Grazie. Grazie, senatore Fusco. È iscritto a parlare il senatore Santini.